Figa che mezzo. Divertente, eh? Ah. Avendo la macchina nuova, avevamo bisogno di tornare in pista a provarla. Che cazzo è successo? Buongiorno, buongiorno! Sono nuovamente ad Adria, come potete riconoscere dal paddock coperto, perché oggi siamo di nuovo a provare la Formula Predator. E ad oggi, 11 ottobre, in realtà ancora non sappiamo dove sarà la prossima gara né quando sarà, quindi non sappiamo se sarà qui ad Adria. Il fatto è che, avendo la macchina nuova, avevamo bisogno di tornare in pista a provarla e vedere se il setup è tutto quanto giusto, in modo da arrivare pronti alla gara, indipendentemente dalla pista in cui sia. Quindi oggi siamo qui per fare questo primo shakedown della vettura. Come vedete non è la solita macchina rossa, ma è un'altra, una macchina che comunque ha già corso, ha fatto altre gare, e in realtà non è nuova. Io l'ho chiamata nuova, ma è nuova per me, la macchina non è nuova. Quello che c'è di nuovo qui sopra è il motore. Infatti il motore che c'era prima è esploso, quindi hanno cambiato motore, e quindi oggi faremo 5 turni. Lo scopo della giornata è quello di partire sin dal primo turno con rodaggio. Il motore è già stato rodato, ma continuiamo a fargli un po' di rodaggio finché sia a posto. E boom. E poi nei turni successivi, qualora non ci siano problemi sulla macchina, si va a provare il setup per vedere com'è ed eventualmente poi si fanno le prime regolazioni. Partirò con gomme marce, tanto i primi turni chi se ne frega, e poi vediamo come va. Posso andare? Verde? Ok raga, questo primo turno è di rodaggio, abbiamo il motore nuovo e devo rodarlo, quindi andiamo a spasso. Madonna quanto non spingi a bassi giri. Wow, Formula 4, praticamente nel rodaggio io adesso sono partito cambiando a 6.000 giri, poi cambiamo a 8.000, poi 9.000, poi 10.000, divertente, eh? Almeno scaldiamo un po' le gomme. Perché non scala? Cosa faccio? Posso tirare i giri adesso? Un po' di più, piano piano, cerca di salire un pochettino. Ok. Perché non mi scala le marce? Ho capito, resta la leva in avanti e quindi non scala più. C'è il problema con la leva. Ho avuto problemi per tutto il turno con la leva del cambio, che in realtà non è la leva, nel senso che come funziona il cambio? Tu hai le palette, il cambio al volante. Quelle palette non fanno altro che attivare un pistone che tira la leva. Quindi cosa succedeva? Che in scalata questo pistone tirava la leva, ma la leva poi restava bloccata e non tornava più indietro. Quindi la prima marcia la scala, ma dato che la leva non torna indietro, poi non riesce a scalare le altre. Adesso quello che loro faranno sarà prendere il sedile, provare a scavarlo e tagliare eventualmente anche un pezzo di carena, perché di solito quando c'è questo problema vuol dire che o il sedile o una parte della macchina tocca contro la leva e non la fa scorrere bene, quindi la leva resta giù. Proviamo. Successo? Minchia, era rimasta accelerata, raga. Ora il cambio? Sì, praticamente quando scali, sai che tira il filo del gas per dare il colpetto di gas? È rimasto tirato il gas. Vai, vado con la leva, come ai vecchi tempi. Finite ste gomme. Il problema del sedile è stato risolto, nel senso che la leva adesso tornava indietro, però
c'è stato un altro problema, ovvero che come funziona la scalata, ve l'ho spiegata, ve l'avevo già spiegata l'anno scorso, ma ve l'ho spiegata in parte. Quando tu schiacci la paletta sul volante, abbiamo detto che c'è un pistone che sposta la leva avanti e indietro. Però quando scali le marce, dato che la leva viene tirata senza frizione, bisogna dare un colpetto di gas per aiutare la marcia a entrare. Quindi, quando tu schiacci la leva del cambio, che cosa succede? Il pistone sposta la leva in avanti e tira anche il filo del gas per dare il colpetto di gas. Cioè proprio una cosa che tira l'acceleratore, è proprio base, basic. Quindi cosa succedeva adesso? Che per qualche motivo questo sistema lasciava il filo del gas tirato. Quindi quando io frenavo, andavo a scalare, restava tirato il gas e la macchina giustamente andava dritta. Quindi il problema come l'abbiamo risolto? Molto semplicemente ho detto che se ne vada a quel paese il cambio al volante e inizio a usare la mano. Quindi per salire uso il cambio al volante e per scendere uso la classica vecchia mano. Adesso, come avete visto, avevo gomme completamente finite, la macchina non stava in strada. Quindi rientrerò in pista con gomma semi quasi nuova per vedere finalmente adesso se la macchina va bene, il setup va bene. Madonna, se sono fredde ste gomme. Ok, si stanno scaldando. Si guida benissimo. Io la sento molto bene la macchina. Guarda, c'è questa modifica? Sì. Dai più precarico al mono davanti. Cosa dovrei percepire? Dovrebbe puntare un pochettino di più l'ingresso e essere un po' un pelo più sottostanziante l'uscita in percorrenza. Secondo me va peggio. Figa, come si dice a Milano. Adesso la macchina con le gomme nuove va anche molto bene, quindi era un problema di gomma. Sto turno ho fatto 24.0, mentre l'altra volta avevo fatto 23.5, ma a sensazione mia e a detta anche di tutti quelli che stanno girando qui, che è gente che va forte con macchine che vanno molto forte, la pista oggi è più lenta, c'è meno grip. Quindi aver girato mezzo secondo più piano, compensato dalla pista, e quindi ci siamo. Di base il setup mi è piaciuto tanto. È tanto diverso rispetto a quell'altra di Machado, proprio lo senti a livello di guida, però mi piace. La modifica invece che abbiamo fatto, quella di dare più precarico lì davanti, non mi è piaciuta. Quindi adesso torneremo indietro e riproviamo, vedendo se magari c'è più grip oggi, chi lo sa. Bandiera rossa. Riecco la grande punto che rientra. Dai, dai gas. Verde? Senti com'è sbarmittata. Riproviamo alla base, a tornare com'era di base. C'è qua tutto? Quello sottosterzo che ti fa. Mi sa che vado, Oh, questa giornata comunque è una giornata in cui tutto il mondo, l'universo e le stelle continuano a dirci ritorna sul setup di base. Sto turno siamo partiti di nuovo col setup di base, la macchina andava bene, abbiamo provato a fare una modifica sul davanti, andava male. Quindi, boh, setup di base tutta la vita. Allora, la macchina va benissimo in tutta la pista. L'unica cosa è che nella parte dove si salta tanto sui cordoli, quindi in quella S lì, più il sinistra veloce che c'è dopo, su tutti gli avvallamenti che ci sono la macchina si sbilancia e perde il retrotreno. Quindi vogliamo fare una modifica sul davanti per fare in modo che la macchina sia più stabile in quel punto lì. Tutto qua. Quindi per quest'ultimo turno rimettiamo la macchina di base, facciamo con la modifica sul davanti e vediamo se va bene. Era buono.
Figa che mezzo. Oh la madonna. Mezzi esagerati. Bene, giornata finita? Non lo so. Nel senso che alla fine a livello di setup mi sono trovato bene. La macchina era bilanciata, equilibrata, mi piaceva. Quella modifica sul davanti alla fine ha aiutato. Non ha peggiorato sto giro. Però abbiamo girato mezzo secondo più piano dell'altra volta. Ora, difficile capire se quel mezzo secondo sia di gomme, di pista, considerando che anche durante il weekend di gara, tra un turno e l'altro, capita di girare 5, 7, 8 decimi, anche un secondo più piano. Perché si gomma in modo diverso, cambia la temperatura. Quindi è veramente difficile capirlo senza un riferimento, senza qualcun altro con una Predator che oggi andasse forte. Però la cosa importante è comunque avere una macchina buona. È quello, cioè. Ora mi piacerebbe dirvi ci vediamo alla gara, solo che non so quando è, non so dov'è, non so se ci sarò, non so se posso, non so se sono libero, quindi appena saprò la data, che magari quando esce questo video la data si saprà, però non lo so, lo scopriremo. Intanto grazie, ci vediamo al prossimo video e speriamo di vederci alla gara. Ciao ciao!